Le conseguenze del conflitto saranno anche di natura economica, con un impatto pesante sulle imprese emiliano-romagnole. Ne parliamo con il direttore del Centro Studi Unioncamere dell'Emilia-Romagna, Guido Caselli. Buongiorno. Buongiorno. Quante aziende saranno colpite direttamente dalla guerra in Ucraina? Ma le imprese dell'Emilia-Romagna che commercializzano in Ucraina e in Russia sono oltre 6.000. Teniamo presente che per molte di queste si tratta di un mercato rilevante. Per 800, per esempio, vale oltre la metà del proprio portafoglio export. A queste vanno aggiunte quelle imprese che hanno investito, stanno investendo direttamente su questi mercati e sono 170 che controllano imprese su questi territori. Poi ovviamente è chiaro che la crisi sta colpendo tutte le imprese per quello che riguarda i costi, l'aumento dei costi dell'energia. Il conflitto dunque azzererà l'export verso Ucraina e Russia, l'ha detto anche il presidente regionale di Confartigianato, intervistato da Giorgio Maria Leone. Lo ascoltiamo insieme. Oggi la guerra peggiora la situazione, il mercato di esportazione dell'Emilia-Romagna verso Russia e Ucraina vale il 3% del prodotto esportato, di questo 3% che sono circa 2 miliardi, una buona percentuale è rappresentata dalle nostre imprese artigiane. Naturalmente si tratta di meccanica, moda e finiture artistiche, insomma prodotti del mondo dell'artigianato artistico. Questo naturalmente ci preoccupa molto come succede per tutte le volte che c'è una guerra, però questa guerra casca proprio in un momento di grande difficoltà perché c'era l'eccitazione della ripresa e i numeri davano ragione a una ripresa molto importante e significativa e invece c'è stata questa doccia fredda della guerra. Direttore Caselli, qual è nel dettaglio il valore dell'export regionale verso Russia e Ucraina? I numeri sono quelli ricordati, parliamo di oltre 2 miliardi di export, il 3% del nostro valore export complessivo, più o meno 1,5 miliardi verso la Russia e 600 milioni verso l'Ucraina. I prodotti maggiormente esportati riguardano la metalmeccanica, riguardano l'agroalimentare, riguardano la ceramica, l'abbigliamento, quindi vanno a coprire un po' tutti i settori. A questi bisogna aggiungere poi anche i dati delle importazioni. Parliamo di oltre 600 milioni di import dall'Ucraina e dalla Russia e riguarda soprattutto materie prime per l'edilizia, per la ceramica, per la metalmeccanica, ma anche molta agricoltura, in particolare olio di girasole e cereali. E il contraccolpo sarà durissimo anche per le famiglie. Assolutamente, lo stiamo già sperimentando nelle nostre bollette. Lo stiamo sperimentando andando a fare la spesa con l'aumento dei prezzi dei beni alimentari, del caffè e di altri beni e lo vediamo dai dati dell'Istat diffusi la settimana scorsa che ci dicono che l'inflazione è arrivata al 4,8%, che è un valore che non toccavamo dal 1996. Grazie, grazie a Guido Grazie a voi. Caselli.